la questione dal punto di vista tecnico, però siccome stiamo aspettando un importante membro di Libera, sapete tutti di che si tratta, no? Non vi devo dire di che si tratta, questa associazione importante che si batte concretamente contro la malavita organizzata. Io vi dico soltanto cosa c'è qui adesso e poi toccherà l'assessore spiegarvi cosa ci sarà in futuro. In questo scaffale, siccome l'amministrazione è particolarmente interessata allo sviluppo dal punto di vista culturale della legalità, no? Quindi questo implica tante cose, non è soltanto naturalmente la lotta alla criminalità, alla malavita organizzata, ma è una questione anche culturale, quindi non solo di repressione, non soltanto di confisca dei beni e quant'altro, cose che diranno altri. Dal punto di vista culturale, la biblioteca che voi frequentate, in realtà non è che la frequentate, la occupate militarmente, perché vivete qua, cioè, fino a quando è aperta, quando apre, a quando chiude, e vi fa onore, no? Perché vuol dire che utilizzate uno spazio pubblico e piace anche a noi che ci lavoriamo, e poi parte il rapporto di simpatia, di amicizia, di stima, spero reciproca. La biblioteca è sicuramente uno dei luoghi dove la cultura ha spazio e dove in questo caso i libri, ma poi ci sarà ulteriori sviluppi anche il multimediale, film, quant'altro, altre cose vi dirà l'assessore, dove abbiamo fatto questo scaffale tematico. All'inizio lo scaffale tematico sulla legalità l'avevamo messo più in vista, questo ci creava obiettivamente qualche problema sul piano biblioteconomico, nel senso che poi non riusciamo a trovare i libri, perché noi facciamo degli scaffali tematici non fissi. Il Natale, mettiamo fuori il 2 di Natale, un evento particolare, questo invece è fisso, così come c'è anche lo scaffale sulla multiculturalità e così come ci sono altri luoghi rispetto ai gemellaggi che ci sono stati. Qui sono raccolti alcuni, naturalmente, tra i libri che trattano l'argomento, che può essere sia in termini di criminologia che altro, no? È stato intitolato a questa ragazza, questa agente, poi ognuno userà il termine che vuole usare, no? Comunque, che ha sacrificato, donna, brava, io ho messo una mimosa, poi me l'hanno tolta, una donna che si è sacrificata quando c'è stata di Borsellino, e quindi qui chi vuole approfondire l'argomento relativo alla lotta alla criminalità trova più facilmente alcuni dei titoli principali. Naturalmente l'abbiamo messo qua perché è nella sociologia e ci viene più facile prenderlo, no? Però sappiate che ci saranno degli ulteriori sviluppi e che questa cosa è una cosa importante. Già la biblioteca è intestata a Peppino Impastato, che sapete che è stato ucciso dalla mafia, tutte le cose che... Questo ulteriore, come posso dire, sottolineatura dell'importanza da parte della nuova amministrazione di mettere in risalto la questione della lotta alla criminalità, secondo me è una cosa molto importante. Altre cose verranno spiegate perché ci saranno ulteriori sviluppi. Io ho voluto dire queste cose solo tecniche, non per allungare il brodo, ma per farvi sapere che qui c'è questa cosa, no? E vi ringrazio per la presenza, come ringrazio tutti i presenti. Se ho capito bene, intanto vi dico che è presente l'assessore alla cultura, chiaramente Alessandro Magro, del comune di San Giuliano, che è presente anche l'assessore alla sicurezza, Daniele Castelgrande, e non vedo altri sono i rappresentanti di Libera. Ah sì, Alfio Catania, sì, consigliere comunale, non l'avevo visto, scusate, tanto ci vediamo spesso, ci vediamo spesso, e quindi, e poi naturalmente la presenza di Libera, mi pare, ho capito bene, che è arrivato, sì, sì, sì. Leo, al quale darei giustamente? Sì, lui. Faccio i saluti e poi dopo lascio la parola. Allora, prima l'assessore, io mi metto nell'angolino insieme al mio amico banchiere,